Festa grande a Castro Filippo per il patrono Sant'Antonio. È la festa che ricorre ogni anno il 17 gennaio, la festa liturgica che si svolge in chiesa. Tutto Castro Filippo viene raccolta nella benedizione degli animali. Sant'Antonio era protettore degli animali. Soprattutto era un agricoltore, come questo centro, come altri paesi vicini, e come agricoltore zappava con le proprie mani la terra per procurarsi da mangiare, per produrre qualcosa, per poter sostenere e andare avanti nella sua vita quotidiana. Per noi Sant'Antonio è tutto. C'è una grossa comunità a New York, e la società Confraternity di Sant'Antonio Abate, c'è un grosso gruppo di castrofilippesi a New York. L'invito che faccio io è a tutti i paesi vicini di venire questo giorno a far benedire gli animali e a rappresentare una festa grande per la nostra agricoltura che ne ha tanto bisogno per questo benefattore che è Sant'Antonio Abate, per la nostra comunità. Ecco, i festeggiamenti proseguono per tutta la giornata? Ci sarà la distribuzione del pane benedetto, una piccola moschetteria subito dopo la messa, e stasera alle 18 di nuovo pane e la Santa Messa. Poi l'invito è per tutti l'ultima domenica di giugno, che ci sarà la festa per le vie del paese, ci sarà la Sagra della Ricotta, spettacoli pirotecnici, commedia, qualcosa che cerchiamo di organizzare nel migliore dei modi. È una festa molto sentita a Castro Filippo. I castrofilippesi, quando si parla di Sant'Antonio Abate, si parla di un amico di famiglia, di un proprio familiare, si dice Sant'Andò. Sant'Andò per noi è quello che ci abbiamo a fianco, è un santo che ci benedice tutti quanti. E Castro Filippesi ce l'abbiamo nel cuore ed è presente in tutte le nostre famiglie.